Noi siamo in una situazione in cui, come ha detto benissimo Valentina, la cella chiusa sembra essere l'unica forma di pena non solo applicabile, ma persino immaginabile. Attenzione, persino immaginabile. Dunque, dire abolire il carcere sembra una provocazione. Per noi è un'ipotesi ragionevolissima che riteniamo di avere argomentato, e lei, se no non avremmo data la stampa il libro, se pensassimo che non siamo stati in grado di argomentarlo bene. Ma alla fine degli anni 40, a 4 anni dalla fine della guerra, un'importantissima rivista italiana di cultura e di politica, Il Ponte, conduce un'inchiesta tra un numero rilevante di persone, dovremmo dire di personalità. C'era, ovvero, il fior fiore della cultura e della politica antifascista. Di queste intervistati, una parte significativa aveva conosciuto il carcere sulla propria pelle. Una parte di questi già avevano scritto, o contribuito a scrivere ovviamente, quella Costituzione dove, come stiamo dicendo, il carcere compare quasi necessariamente solo in quel passaggio, per negare che possa andare oltre un certo limite. Vengono intervistate queste persone. Vi ricordo solo due risposte particolari. Uno è di Vittorio Foa, che presenti, immagino, abbiano nella memoria, un dirigente sindacale di importanza molto significativa nella storia italiana, anche per un ruolo, direi, anche anticonformista che ha avuto, molto originale nell'elaborazione. E l'altro, Altiero Spinelli, quello che in Italia viene considerato il padre stesso dell'idea dell'Europa. Questo questionario a cui rispondono prevedono anche la domanda: quanto deve essere la pena, quale deve essere la pena massima? Vittorio Foa, che il carcere aveva conosciuto durante il regime fascista, dopo un discorso, come dire, prudente e argomentato, conclude dicendo: il massimo della pena deve essere di